Avvocato Gina Lupo, rieletta in Consiglio Comunale per la terza consigliatura consecutiva. La sua posizione all'interno della maggioranza, insieme al gruppo di Bitetti, una maggioranza come dire, vigile sulle problematiche. Nel suo intervento ha fatto riferimento all'attenzione al mondo delle categorie più fragili, tra virgolette, dei più piccoli, dei bambini, delle donne. Beh, il sindaco ha tratteggiato una sua progettualità molto alta, però l'ho richiamato dal mio posto di consigliere comunale, l'attenzione al mondo appunto infantile, perché di là dobbiamo partire, dai prossimi futuri cittadini della città di Taranto, perché ho invitato il sindaco a far continuare le operazioni già iniziate 5 anni fa nel parlare con i bambini su pedofilia, bullismo, cyberbullismo, perché i bambini devono essere difesi dagli attacchi del mondo esterno, l'attenzionamento ai servizi educativi, penso agli asili materni che devono ritrovare una spinta e uno slancio per poter ripartire e dare un'offerta ai genitori di alto livello. Anche questo è fare politica, perché non soltanto parlare di industria, dei grandi temi, ma partire dai bisogni delle famiglie. Ho ricordato al sindaco che per la prima volta avremo la commissione della pari opportunità, che sarà una commissione permanente, non era per 5 anni, non l'abbiamo costituita, e questa sarà una commissione formata dalle consigliere che sono in consiglio, di maggioranza e di opposizione. Io come consigliera già di parità della provincia avrò uno scopo maggiormente collaborativo, per cui mi attendo molto, mi attendo attenzione da parte del sindaco, che è un papà giovane, ai temi che mi stanno molto a cuore, il mondo dell'infanzia, bambini e soprattutto tematiche che riguardano la famiglia.